Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale. Prima di iniziare ragazzi vi ricordo di guardarlo tutto questo video, ascoltare bene quello che vi dirò e date un'occhiata anche alla sua descrizione perché potete trovare tante informazioni utili per partecipare a questi eventi. Due piccoli avvisi, uno riguarda Minecraft, visto che tanti mi stanno chiedendo quando uscirà il prossimo episodio della CuboCraft 2.0, vi avviso che il prossimo episodio della CuboCraft è previsto per il 1° di giugno, quindi dovrete attendere soltanto pochi giorni. Mentre il secondo avviso riguarda gli eventi di settimana scorsa. So che mancano all'appello due video, uno riguardante le partite che abbiamo giocato su Rocket League e uno riguardante il torneo che abbiamo giocato su Mario Kart 8 Deluxe. Li ho in cantiere ragazzi, sto finendo di prepararli, quindi appena possibile li troverete online. Non vi preoccupate, sono salvi sul PC, devo soltanto finire di prepararli e poi ve li pubblicherò online. Allora, come sempre direi di partire da Mario Kart 8 Deluxe. Il torneo di questa settimana si chiamerà Marquez vs Rossi, quindi torneremo a giocare insieme un torneo a squadre dove potrete decidere se schierarvi con la squadra Marquez oppure con la squadra Rossi. Il torneo si svolgerà il 30 maggio dalle ore 17 alle ore 18. Ecco, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi all'inizio del video è che questa settimana ho accorpato tutti gli eventi in soli 2 giorni. Così durante gli altri giorni della settimana posso dedicarmi ad altri video e portare avanti delle serie che magari ho lasciato un attimo in sospeso, tipo God of War, e poi considerate che ci sono tanti titoli nuovi che vorrei portarvi sul canale. Come sempre ragazzi sarà un torneo aperto a tutti, sarà naturalmente un torneo a squadre. Potrete utilizzare solamente le moto, visto che entrambi questi piloti corrono in MotoGP. Correremo 8 corse e il codice per partecipare a questo torneo è 4880-1925-1307. Le istruzioni per utilizzare questo codice le potete trovare nella descrizione di questo video. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Rocket League. Come vi dicevo all'inizio del video, il video con le partite che abbiamo giocato settimana scorsa lo troverete a breve online. Questa settimana ragazzi sarò online il 1° giugno dalle ore 19 alle ore 19:30. Per unirvi a una partita privata, naturalmente oltre a inviarmi la richiesta d'amicizia al profilo che utilizzo per giocare su Rocket League, vi ricordo che nella descrizione di questo video potete trovare 4 profili diversi, uno per ogni titolo, quindi uno per Mario Kart 8 Deluxe, uno per Rocket League, uno per Splatoon 2 e uno per ARMS. Dopo avermi inviato la richiesta d'amicizia, dovrete andare su Gioca Online, cliccare su Unisciti a partita privata e inserire il nome del torneo e la password che vedete a schermo, Rocket Cup 1234567 8. Ok ragazzi, eccoci arrivati su Miniguns. Sto cercando di potenziare le mie truppe perché l'ultima volta me le avete suonate di santa ragione. Il video lo potete già trovare online. Questa settimana ragazzi sarò online il 30 maggio dalle ore 18 alle ore 18:30, praticamente subito dopo il torneo su Mario Kart 8 Deluxe. Come sempre ragazzi, tutti quanti potete partecipare a questo evento, vi basta scaricare questo titolo gratuitamente da Steam oppure sui vostri smartphone. E naturalmente dovete inviare la richiesta per entrare a far parte del mio clan. Per entrare a far parte del mio clan e rimanere all'interno del clan, vi basta rispettare le 5 regole che vedete a schermo. Ragazzi, mi raccomando, soprattutto la seconda. Ok ragazzi, eccoci arrivati su ARMS. Questa settimana sarò online anche su questo titolo, il 30 maggio dalle ore 18:30 alle ore 19:30, praticamente subito dopo aver terminato le partite con voi su Miniguns. Quindi mi raccomando ragazzi, siate puntuali. Grazie a voi sono migliorato parecchio, infatti mi diverto molto di più a giocare ad ARMS. Se volete partecipare a questo evento, inviatemi la richiesta d'amicizia al profilo che potete trovare nella descrizione di questo video. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Splatoon 2. Questa settimana sarò online il 1° giugno dalle ore 18:30 alle ore 19. Visto che mi piacerebbe salire di livello, giocheremo delle partite pubbliche. Naturalmente per partecipare a queste partite pubbliche vi ricordo che settimana scorsa ho resettato il profilo, come vi avevo
scritto e come vi avevo detto nello scorso InfoTime. Quindi mi raccomando, se volete partecipare a questi eventi, inviatemi la richiesta d'amicizia al profilo che utilizzo per giocare su Splatoon 2. Ok ragazzi, come sempre mi pare di avervi detto tutto. Vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram, su recordinggame.it, che è una piattaforma digitale dove potete condividere i vostri gameplay. E mi raccomando, vi consiglio di scaricarvi anche Awand, che è un'applicazione gratuita per ricevere sempre tutte le notifiche dai vostri youtubers preferiti, compreso me, quando pubblichiamo qualcosa sui nostri canali. Come sempre ragazzi, vi ricordo che ogni lunedì troverete sul canale un nuovo InfoTime con nuovi eventi e nuove informazioni utili per partecipare a questi eventi. Vi ricordo di controllare anche la sezione community del mio canale YouTube, perché ogni tanto vi posto dei messaggi anche lì. Vi ricordo di cliccare sulla campanella, oltre a scaricarvi l'applicazione Awand, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mio canale. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui nell'InfoTime. Alla prossima ragazzi!